Ciao ragazzi, sono il piccolo Ruby, benvenuti a una nuova puntata di Stroncature Letterarie. Oggi parliamo di Harry Potter, ma prima di addentrarci nella stroncatura di Harry Potter, perché anche la cara J.K. Rowling ci ha avuto, insomma, da ridì, cioè qualcuno ci ha avuto da ridì su J.K. Rowling, voglio farvi un annuncio. Ho aperto un nuovo canale dove mi occupo di mystery, dove mi occupo di paranormal, di cose abbastanza creepy, case infestate, eccetera. Se volete, vi lascerò il link del mio secondo canale qui sotto, dove appunto parlerò di tantissime cose. Il primo caso è quello di Azzurrina, che io personalmente adoro. Comunque, se volete, vi lascerò il link qua sotto se siete appassionati del genere. Ovviamente ci sono persone che lo fanno meglio, io faccio sempre tutto molto peggio, però spero di riuscire in qualche modo ad incuriosirvi, di parlare di cose che magari non sono state ancora trattate. J.K. Rowling, la madre e la zia di tutti noi, quella che ha scritto una saga che dopo 20 anni continua a essere letta, continua a essere amata, continua a essere immortale, è forse una delle saghe fantasy più famose di tutte, che non è stata dimenticata, perché il problema di molte saghe è che molto spesso vengono ampiamente dimenticate, se ne vanno un po' nel dimenticatoio, che hanno un hype che dura per 1 o 2 anni e poi arrivederci e grazie. Ma la saga più famosa del mondo, la saga del maghetto che è rimasto orfano dopo che i genitori sono stati uccisi da Lord Voldemort, dopo che viene a scoprire che è un mago, e insomma scoprirà tantissime cose belle, è stata ampiamente criticata. Diciamo che la critica che viene mossa nei confronti di Harry Potter potrebbe in qualche modo essere intelligente, ma purtroppo Harry Potter è stato vittima di un fatto veramente agghiacciante. Allora, diciamo che la peculiarità di Harry Potter è quella di parlare di magia, di incantesimi, di insomma pozioni, calderoni, eccetera, eccetera. E diciamo che questo alle comunità religiose non va tanto bene, tant'è che tacciano Harry Potter di essere diseducativo, di essere insomma satanista, di istigare al satanismo, eccetera, eccetera, e quindi di allontanare i fedeli insomma, dalla fede e di corrompere con pratiche occulte, manco fossimo nel Medioevo. Ma il clou della cosa arriva il 31 dicembre del 2001, quando i libri di Harry Potter vengono bruciati. Avete capito bene, i libri di Harry Potter vengono bruciati, cioè manco fossimo in Fahrenheit 451. Questi religiosi fanatici, perché si parla di fanatismo, perché questo è vero e puro fanatismo che non c'entra niente con la religione, bruciano i libri di Harry Potter, in segno di protesta, in segno di non so che cosa. Però fatto sta che questi libri vengono bruciati proprio perché, insomma, Harry Potter è tacciato di occultismo. Io voglio dire, se proprio dovete bruciare qualcosa, io avrei dei titoli da consigliarvi. Comunque, a parte tutto questo, a parte tutto questo, questi episodi da medioevo, che neanche voglio dire nel peggior film sull'Inquisizione potete trovare, Harry Potter è tacciato di maschilismo. Una giornalista, credo femminista, ha mosso delle accuse in questo senso, ovvero che nel contesto di Harry Potter non ci sono delle figure femminili abbastanza rilevanti, e che c'è una contrapposizione tra appunto la donna che viene presentata in una determinata maniera e l'uomo che molto spesso ha dei ruoli di potere. Essenzialmente non è sbagliata come cosa, perché se noi facciamo un'analisi delle figure femminili e delle figure maschili, ci rendiamo conto che le figure maschili sono quelle che hanno un potere, sono quelle che hanno un ruolo sociale di rilievo rispetto comunque alle donne. Per esempio, il ministro della magia è Cornelius Caramel, il preside di Hogwarts è Silente. Poi vabbè, anche altri professori, insomma, Piton e quant'altro. C'è la professoressa McGranit, che è sì un insegnante, ma
è sempre in qualche modo succube tra 1500 virgolette della figura imponente di Albus Silente. Se prendiamo anche altre tipologie di figure, come per esempio la madre di Harry, cioè la madre, no, la zia di Harry che fa la casalinga, la madre di Ron, anch'essa che fa la casalinga. Se prendiamo per esempio la Cuman che fa la zingara, la divinazione, quindi il potere divinatorio sempre in riferimento ad una figura femminile. E forse l'unica che spicca in tutto questo è la professoressa Umbridge, che riesce in qualche modo a diventare preside di Hogwarts. Però diciamo che è una minoranza rispetto a tutte le altre figure che ci vengono presentate, che sono delle madri, delle mogli, che sono delle professoresse, che comunque sono delle figure che hanno un ruolo sociale nettamente inferiore. Se pensiamo per esempio alla madre di Ron, viene mantenuta dal padre che lavora al Ministero della Magia, quindi abbiamo moglie casalinga che sta a casa a cucinare e a badare i figli, mentre il marito porta a casa la pagnotta. Stessa cosa per il contesto familiare di Harry, la zia impicciona che va a vedere cosa fanno i vicini lo zio porta la pagnotta a casa. Fondamentalmente questa critica non è assolutamente sbagliata, anche se ho letto un blog dove si dice praticamente che le figure all'interno del contesto di Harry Potter sono veramente molto molto forti, che alla fine abbiamo delle donne che combattono, tipo che ne so, Luna Lovegood, tipo anche la carissima Hermione, la madre di Ginny, cioè la madre di Ron che difende Ginny a spada tratta. Quindi che fondamentalmente, insomma, le figure femminili è vero che hanno questo ruolo, insomma, nettamente inferiore a quello degli uomini, però riescono in qualche modo a essere utili come Hermione, che se non fosse per lei il caro Ron e il caro Harry, ciaone proprio. Però non lo so, questa critica penso che sia molto interessante. Cosa sono i gabbiani? Non lo so. Penso che sia molto interessante come critica e vorrei sentire il vostro parere a riguardo. Molto bene, il video è finito, fatemi sapere voi tante cose belle e fatemi sapere voi se effettivamente avete riscontrato questa cosa. A me piacerebbe rileggere la saga di Harry Potter. Adesso non so quanto, ma mi piacerebbe ampiamente rileggerlo. Fatemi sapere tante cose belle, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima stroncatura letteraria, che non la faccio io, ovviamente, perché mi occupo di tutt'altro. Ciao!